A Vittuone, con la pubblica illuminazione e la videosorveglianza urbana, parte la Smart City. In poche semplici parole, una Smart City sarebbe una città in cui la tecnologia viene utilizzata per migliorare la vita dei cittadini e rendere i servizi urbani più efficienti ed ecosostenibili. Faccio un singolo esempio. Ipotizziamo di avere una rete che si può basare su un collegamento fisico oppure su 4G, 5G, su cui sono connesse ad esempio la videosorveglianza, i lampioni come nel nostro caso, per iniziare, e non so, le caldaie delle scuole. A questo punto c'è il controllo remoto delle caldaie per quanto riguarda il loro funzionamento, quindi se la caldaia si guasta il venerdì sera, subito si ha la percezione di un guasto e si interviene prima di aspettare lunedì mattina. Verranno installati, in sostituzione degli attuali, circa 1800 lampioni a LED ad alta efficienza di ultima generazione e conformi ai criteri ambientali richiesti dalle normative vigenti. All'interno del progetto è prevista anche la realizzazione di un sistema di videosorveglianza ambientale e di controllo targhe, con la finalità di elevare la sicurezza urbana e prevenire il degrado e comportamenti contrari alla legge. Altra novità con cui interveniamo sul paese è la videosorveglianza urbana e i varchi di accesso al paese. Perché? Perché al di là delle auto revisionate, auto senza assicurazione o cose di questo tipo, un'auto rubata che entra in paese lo fa con scopi illeciti, quindi viene subito segnalata alle forze dell'ordine che possono intervenire.